Nei prossimi decenni, automazione e intelligenza artificiale renderanno obsoleti circa un lavoro su quattro. Lavori basati su mansioni ripetitive sono a rischio. Come con le macchine a vapore, l'elettricità e i primi computer, una rivoluzione sta avvenendo proprio sotto i nostri occhi. E in questa nuova economia, i lavori migliori andranno ai cosiddetti lavoratori della conoscenza. Questo termine è stato coniato alla fine degli anni 50, quando divenne chiaro che la conoscenza sarebbe diventata più preziosa della terra o della manodopera, che la grande risorsa naturale del futuro sarebbe diventata la mente umana. Oggi, che si lavori nel settore tecnologico, sanitario o alberghiero, si può essere un lavoratore della conoscenza. La risoluzione di problemi complessi, l'abilità di analisi, la creatività, l'improvvisazione e l'influenza sociale. Tutte capacità che l'intelligenza artificiale non conosce, almeno per ora. Questi lavoratori sono i pochi fortunati. Ma cosa vuol dire davvero fare uno di questi lavori? Ciao amico mio, è bello vederti.